Siamo al Circolo Nautico di Castellammare di Stabia con Patrizia Papa, che sta per presentare il suo libro Respiro di Madre, Morellini Editore. Allora, Patrizia, di che cosa parla questo libro? Quali tematiche affronta? E affronta la tematica che tratteremo stasera, cioè le relazioni tra ambiente e salute, cioè quanto l'ambiente ci condiziona e quanto sia ormai di vitale importanza proprio la tutela dell'ambiente, non solo per la salute del pianeta, ma per la nostra salute e per la Oltre nostra al sopravvivenza. tema ambientale, C'è c'è una anche una storia, sì, storia c'è una molto storia, sì, forte. c'è una storia molto forte. In effetti, la questione dell'inquinamento ambientale è sullo sfondo, ma questa è la storia di Barbara, un cardiologo dell'ospedale di Caserta. Che è anche mamma, è una mamma un po' particolare perché è una donna che ha scelto di diventare madre, anche in assenza di una situazione sentimentale stabile. Ha un bambino di 6 anni al quale a un certo punto, viene diagnosticata una leucemia. E a questo punto, Barbara, sperimentando sulla propria pelle, sulla pelle del proprio figlio, la malattia, decide di appendere il camice nell'armadietto. E incomincia un'avventura per lei, comincia la scoperta della vita, proprio in questo momento cruciale, drammatico, superato lo shock iniziale, lei capisce che per salvare Jacopo, per curarlo, deve cambiare vita, deve cambiare prospettiva, deve cambiare mentalità. E quindi inizia praticamente proprio il suo arco di trasformazione. Questo è un romanzo di formazione e di trasformazione, io amo definirlo così perché secondo me rende proprio l'idea. E alla fine Barbara sarà una donna completamente diversa. Com'è nata l'idea di affrontare questa storia, che sicuramente è una storia, come dicevamo poco fa, forte, e affrontare anche una tematica sullo sfondo, quella dell'ambiente, cioè coniugare questi due elementi sicuramente attuali e determinanti? Sì, perché in effetti questa è una storia di una madre, ma non solo della maternità della donna, quindi della protagonista, ma di una maternità che ci riguarda tutti, cioè quella della terra che ci ha generati. Perché Barbara è una madre che scopre però di essere stata una figlia ingrata nei confronti della terra che li ha generati. E che l'ha generata, che ha generato tutti noi, e quindi prende finalmente consapevolezza, partendo da un dramma privato, prende consapevolezza di una dimensione sociale, di una dimensione pubblica, cioè finalmente lei esce fuori dal guscio nel quale si era rinchiusa e capisce che nessuno si salva da solo. E che lei deve prendere consapevolezza non solo di se stessa, ma del mondo che la circonda, perché la malattia ha una dimensione sociale. Infatti, ascoltandola mi veniva da fare proprio questa riflessione. Noi abbiamo un po' questa idea che la malattia, quando ci tocca da vicino, è una questione privata che va gestita in modo privato. Invece, dalle sue parole emerge chiaramente questa cosa che è oggettivamente vera, però sulla quale non ci si sofferma mai. Appunto che la malattia è una cosa che riguarda tutti, Riguarda la comunità, riguarda la non solo il comunità. singolo che ne viene colpito o la stretta cerchia dei suoi familiari, riguarda la comunità. E quindi questa storia, Respiro di Madre, è la storia, una storia di riscatto per Barbara, per Jacopo, ma per un'intera comunità. Che immagine esce fuori dal libro, della sanità? Perché noi abbiamo parlato di malattia, la malattia è sociale, ma se non erro, c'è un medico che incontra la protagonista che Che evidenzia, essa stessa medico, diciamo, anche se. questo aspetto, che fa forse rendere conto alla protagonista che la malattia non è una gestione privatistica, ma è una questione che riguarda tutti. C'è anche un po', possiamo dirlo, o sbaglio nell'interpretazione, una rivalutazione anche del ruolo della sanità pubblica, cioè come supporto. Assolutamente. L'immagine della sanità che emerge da questa storia è assolutamente positiva.
perché i medici che sono in questo romanzo sono dei veri missionari, sono delle persone che non solo curano i propri pazienti, ma hanno a cuore la loro felicità. E il medico che affianca Barbara in questa storia, che prende in cura Jacopo, il dottor Silverio Spaziani, è una figura di grosso calibro, perché incarna veramente l'uomo che decide di fare il medico per mettersi al servizio degli altri. Quanto, domanda un po' provocatoria, quanto desiderio di voler vedere i medici, cioè il mondo medico, il mondo della salute in questa chiave ha contribuito a costruire queste figure di medici che poi nella vita reale si incontrano? Sì, io li ho incontrati, devo dire, ho avuto la fortuna di incontrarli, perché diciamo mi sono trovata in alcuni momenti della mia vita a fare da badante, da caregiver, come si dice con un termine inglese, quindi quando si sono ammalati i miei genitori, quando si è ammalata mia figlia, quindi diciamo ho incontrato fortunatamente sulla mia strada dei medici in gamba, e ho rafforzato la mia fiducia nelle strutture pubbliche, nella sanità pubblica. Io stessa, nel momento in cui mi sono ritrovata paziente, ho deciso di operarmi in una struttura pubblica. Ultimissima domanda, perché leggere questo libro? Perché leggere questo libro? Per trovare la forza di guardarsi dentro e di cambiare, e di guardare in faccia il dolore per non rimanerne schiacciati. Questa è una storia non sicuramente drammatica, ma non è una storia cupa, e non è una storia che indulge al pietismo e alla retorica. Io mi sono guardata bene da correre il rischio di suscitare facili sentimentalismi. Innanzitutto perché Jacopo, il bambino, non è mai sotto i riflettori, perché la vera protagonista della storia è la madre. E poi perché la mia idea era che si può rinascere, si può risorgere anche da un'esperienza così dolorosa, e soprattutto non volevo lasciare nel lettore una sensazione di tristezza, amarezza. E fortunatamente, insomma, dai riscontri dei lettori che si sono appunto voluti confrontare con me, è riuscita nell'intento. Sì, sono riuscita nell'intento, perché mi hanno detto tutti: ah, guarda, mi hai sorpreso, immaginavo di leggere qualcosa di diverso, invece è una storia piena di luce, piena di speranza, piena di positività, e questo ovviamente mi ha gratificato. Assolutamente, ogni autore ha questa ambizione. Allora, Patrizia Barbara, Respiro di Madre, Morellini Edizioni. Grazie. Grazie a lei.